Amici sciabaloni, ma soprattutto amiche sciabalone, oggi siamo eccezionalmente ad Arezzo e per la precisione al centro sportivo Luciano Giunti, dove è la sede dell'Olmo Ponte. Esatto, per incontrare un grandissimo personaggio che ormai è nel mito un dello mito sport assoluto. E oltre che essere un grande manager, ma di questo ne parleremo insieme a lui. Di questo ringraziamo il nostro amico e colpevole Ernesto Piomboni. Venga messo agli atti. Quindi ci spostiamo verso le tribune e il campo per andare a incontrarlo. Subito. E finalmente siamo in campo con il mito di cui vi parlavamo, che lascio presentare a Marcello perché è un attento seguitore del calcio. E non solo. Siamo con Giancarlo Alessandrelli. Buongiorno e benvenuto. Grazie, devo ammettere che sono emozionato perché, non seguendo, come dice Enzo, il calcio a livello proprio di tifoso accanito, però la storia di Giancarlo secondo me ha tantissime cose da raccontare. Allora, diciamo questo, Giancarlo, solo per fare un'introduzione e poi ti lasciamo la parola. Prego. Giancarlo è stato un portiere professionista, ha militato in squadre di Serie A e Serie B, è stato alla Juventus, che questo diciamo è il ricordo più grande, è stato 4 anni. No, di più, amore, io. Giusto, no, sì, ma parlavo come nella prima squadra, però raccontaci tu. Allora, giusto. Una volta esisteva la proprietà, quindi per quasi 12 anni sono stato proprietà della Juventus. In prima squadra ho giocato 5 anni e mezzo, sono stato lì. Nel 71-72 ero comunque il terzo portiere, nel 70 già mi portavano all'estero quando avevo 18 anni con la prima squadra e poi dal 75 al 79 ho fatto 4 anni di seguito, però fondamentalmente sono tanti anni. Ma a parte questo, poteva essere anche un mese, fa parte della Juventus. Certo, di clamoroso, okay, di esaltante. E quindi una storia importante alla Juventus, tanti anni. Sì. Poi arriviamo all'ultimo anno nella Juventus, perché facevi il portiere di riserva a un mostro sacro, Dino Zoff. Ci racconti quando ti dicevano, vai, lui ha 10 anni più di te, vedrai che tocca a te. Vedi che sai tutto. Mi sono informato, però mi piace molto questo, no, perché la tua storia mi piace tantissimo. Buoni Perti, che qui insieme a Italo Allodi, un grande assoluto del calcio, dimenticato stranamente, perché veramente lui era il numero uno come direttori sportivi, come team manager, insomma dopo il presidente lui era qualcosa di eccezionale. E io ero amato da questi due, da Boniperti e da Allodi, che dicevano che io sarei stato il portiere della Juventus dei prossimi 10-20 anni, che sarei andato in nazionale, che lo più, insomma di me dicevano grandi cose. E io ero ci credevo, certo, giustamente. Ci credevo. Poi sono arrivato alla Juve e ho cominciato a trovare uno che si chiama Dino Zoff. Questo Dino Zoff, che è un uomo straordinariamente eccezionale, lo ripeto, un uomo fantastico, oltre che un grandissimo portiere, ha incominciato, con lui abbiamo incominciato questo percorso che doveva portare lui in qualche anno a smettere e io a entrare, e invece è successo esattamente il contrario, che lui ha continuato e io ho smesso. Vabbè, ma questa è la storia della vita. E Boniperti mi diceva sempre, guarda, lui ha 33 anni, tu ce ne hai 23, lui fra un anno o due smette. Se la demografia non mente. E tu sei il portiere della Juve, io ero contento, però non giocavo mai, e quindi passa un anno, passa due. Dino, ripeto, fra l'altro siamo diventati soci anche in affari, e lui mi chiedeva aiuto perché lui era una macchina da calcio. Lui faceva il portiere, ma lo faceva 24 ore al giorno, non staccava mai, lui era una macchina da guerra, e quindi in allenamento, a casa, uno che si mangiava il risotto in bianco, cioè terribile da questo punto di vista, però un grandissimo professionista, e non mi dava mai spazio. Poi un giorno me lo disse, anche perché ha detto, ma sai, poteva succedere che una volta io non giocassi io, giocavi tu, e magari giocavi bene. Ah, dice, nel dubbio. E magari, sai, 10 anni di differenza, poi manteniamo, sai, la vita mi diceva, non si sa mai, quindi io preferisco non mollare mai niente a nessuno, anche se ti voglio bene, siamo amici, ripeto, siamo amici ancora oggi, ci sentiamo, ci vediamo, e siamo stati soci in affari, per dire, no? Però nel campo eravamo, insomma, rivali.
rivali, ma fino a un certo punto, perché dopo un anno non eravamo più rivali, cioè io non c'era più storia. Io lo guardavo e dicevo, com'è possibile? Però anche avere la paura di Dino Zoff di essere sostituito, ma lui magari era anche sì, un po' gratificante, no? È un fatto mentale, probabilmente poteva aver paura di chi, cioè non lo so, però teneva tanto al calcio che magari poteva aver paura di chiunque, in quel caso di me, perché ero dietro, perché ero considerato in quel momento il portiere dall'avvenire, cioè, tra l'altro track. Correggimi se sbaglio, tu eri anche un portiere molto moderno, tu giocavi anche ho visto qualche tua intervista, sì. E dove addirittura ci sono delle foto che ti immortalano che dai un colpo di testa fuori aria rispetto a un attaccante, sì, sì, ma difatti, che per l'epoca oggi può sembrare normale, ma per l'epoca vedi, io ho giocato, io dico, allora partiamo da questo fatto, dico sempre che io sono un giocatore di calcio che gioco nel ruolo di portiere, non sono un portiere. Ah, ok, perfetto. Perché? Perché ho facilità di tutti i ruoli del calcio. Io sono destro e sinistro nella stessa maniera. In primavera con la Juventus ho fatto delle partite dalla sinistra, da libero. Giocavo bene, mi piaceva giocare al calcio. Quindi io sono stato un po', come diceva Corrado Viciani, poverino che è morto, l'antesignano di questo nuovo modo di giocare al calcio. Quando lui mi vide a Roma, allo Stadio Olimpico di Roma, la finale del campionato primavera, io avevo 18-19 anni, ero capitano, sono sempre stato capitano delle squadre quando giocavo, dagli allievi arrivare alla primavera, alla prima squadra, ero capitano della squadra, perché avevo questo certo. Lo vedi, no? Sono mai zitto. E quindi avevo questa l'indole facilità, era questa, quindi sì, avevo questa facilità di comunicazione, certo. Eccetera eccetera. Quindi mi vide questo Corrado Viciani a Roma. La Roma aveva Lenny Herrera in panchina, la primavera, cioè per dire. Stiamo parlando di miti assoluti. E aveva dei giocatori, noi miti eravamo assoluti. Sì, anche noi, qualcuno che poi ha avuto magari Maggiora, che poi ha giocato nella Roma, che era un terzino, Chiarenza che ha giocato nella Lazio, per esempio, Viola, qualche giocatore c'era anche nella Juve. Però c'ero io che in questo modo spiccavo, perché avevo un modo diverso di interpretare il ruolo di portiere. Siccome Corrado Viciani ha inventato questo gioco corto, che era una cosa meravigliosa, ma voleva dire che la squadra doveva stare molto vicina e fare quello che poi succede oggi, esatto. Magari in chiave moderna, però questo è il concetto. Quindi aver trovato uno come me che invece di giocare sulla linea di porta giocava sulla linea dell'area di rigore, per lui era un sogno. Perfetto. Allora quando mi ha visto lì ha detto, io voglio quello. Ma qual era il problema? Che la Ternana, che era venuta in Serie A quell'anno, aveva già preso Tancredi, che era il portiere titolare della Juventus. Io ero il portiere della Primavera. Quindi mi ha voluto a tutti i costi e io sono arrivato a Terni, mi sono trovato Tancredi che giocava 10 anni prima in Serie A, certo, con la Juve, Geromal che è il portiere della promozione e io che avevo 19 anni. Che succede? Che divento titolare io. Meraviglioso. Quindi io, Tancredi in panchina, Geromal in tribuna, roba da matti, se ci pensi. Sembra assurdo. La prima partita a Napoli io sono titolare, cioè quando parte il campionato di Serie A io sono titolare della Ternana. Tutto questo perché giocavo con i piedi. Io mi ricordo a Terni, da morire da ridere, perché i ternani sono buffi poi. Io giocavo a limite dell'aria, sentivi la gente, torna un po', torna un po'. Disperati. Con la voce rotta disperata. Dal terrore. Difatti, mi hanno preso per matto. Cioè, lì ha detto, ma questo è matto. Cioè, nel senso, io uscivo di piede fuori aria. Quella foto che dici tu è con... Te lo ricordi il centravanti Bui del Torino? Centravanti alto... Ecco, sono io esco fuori aria di testa con lui che è alto più di me, però perché avevo la percezione del gioco del calcio. Anche il tempo, certo. Io calciavo di destro, di sinistro. Quello che oggi insegnano a fare i portieri, io lo facevo 50 anni fa. Che è stupendo. Quindi, ma non è un... Non voglio stare qui a dire... No, una dote innata. Sono un fenomeno. Cioè, dote innata. Per me era un'attitudine normale che per i tempi sembrava quasi... una cosa da pazzi, no? Cioè nel senso, madonna, questo è spericolato, esce coi piedi, ma cosa fai? Tutti urlavano torna in porta, che avevano paura, perché allora il portiere stava in porta, certo, sulla linea di porta, sulla linea di porta, capito che voglio dire? No, non ti chiamavi portiere, io invece interpretavo quel ruolo nella maniera come voleva Viciani, esatto. Mi diceva Youngblood, che era il portiere olandese dell'Ajax, che giocava coi piedi e lui l'aveva visto e avrebbe voluto uno così, ha visto me a Roma e ha preso me a tutti i costi, mi voleva a tutti i costi Corrado Viciani. In quel caso, vero, giocare coi piedi non è un rischio il suo, cioè mi ha fatto giocare titolare a 19
19-20 anni. Beh, comunque, nel 72, poi per un portiere è un'età veramente... 50 anni fa era impossibile. Eh sì, esatto. Cioè, esatto, io ero esatto. Più giovane portiere della storia, titolare di una squadra di Serie A. Fantastico. Non c'è mai stato nessuno, perché io quando andavo a centrocampo all'epoca, che era sempre c'era il capitano, che era Marina e io, trovavi Albertosi, Zoff, Ginulfi, stiamo parlando. Cioè tutta gente che aveva 28, 30, 32, 35 anni, non c'erano portieri di 20 anni allora, non erano presi in considerazione, troppo giovani, no? E io ero l'eccezione. No, vedi quante volte sono stato un'eccezione. No, ma noi siamo qui per questo, siamo qui per questo, Giancarlo. Tornando alla Juve, sì. Quindi fai panchina perché c'hai un mostro sacro come Dino Zoff, tant'è che a un certo punto ti viene dato anche un soprannome, anche lì, che è Radiolina. Però faceva capire qualcosa, succedeva in panchina. No, perché io poi fondamentalmente a quel punto ero diventato un team manager, non ero più il portiere. Parleremo anche di questo, infatti. Quindi facevo un po' tutto, i rapporti con dei giocatori, con la squadra, i miei rapporti con Agnelli, con tutti parlavo sempre io. E tenevo... Siccome c'è quel campionato lì di Radiolina, c'era il Torino, noi il Torino era un punto più, un punto meno, un punto più, un punto meno, e io seguivo tutto il calcio minuto per minuto e dovevo dire tra aggiornamenti, Giovanni, guarda, vincolo, pareggio, insomma, ero quello che ora c'è il tabellone, certo, no? Certo, allora non c'era, esatto, ero io il tabellone. Eri quello. Pensate che su Giancarlo Alessandrelli è stato fatto anche uno spettacolo, una parte di uno spettacolo che racconta l'episodio a cui stiamo per arrivare. No, questo è per far capire a voi, ma anche a Marcello, che non ha idea del perché siamo qua. Ma io sono contento, ma io sono contento di esserci, però. Del personaggio, che è veramente un personaggio che è entrato nella storia del calcio, ma non solo. Allora, arriviamo all'ultimo. E del costume, esatto. Arriviamo all'ultima di campionato con la Juventus. Tu eri già, avevi già deciso di andare via, se non sbaglio, avevi già firmato con l'Atalanta. Assolutamente sì. Sì, esatto, perché anche qui poi qualcuno ha raccontato che a causa di quell'episodio... C'è ancora l'articolo del giornale, tra virgolette, che dico grazie Juve ma devo andare. Io poi ci ho scritto a fare in culo perché dopo mi sono reso conto della stronzata che avevo fatto. Esatto. Perché lasciare la Juve è veramente da idioti. Cioè, lì ci devi rimanere finché cammini, anche con questa una gamba... Cosa, ecco, che si sappia che venga risalota. Che agli atti. Quindi ultima di campionato... Juventus Avellino a Torino, sì. Stiamo 2-0, siamo nel secondo tempo e qualcuno, la leggenda narra il massaggiatore. Non so chi c'avevo, Spinosi o Altafini. Dice, qualcuno mi dice a Giovanni, a Trapattoni, gli dice: bravo. Ma Giancarlo è 10 anni che è con noi, ha giocato in Coppa Campione, non ha mai giocato in Serie A, non ha fatto una presenza. E Giovanni fa: allora fa: Dino, ma... E Dino ci pensa un attimo, diceva, meno male, tanto va via. Ha firmato, sì, no, che se ne va. Cioè, va bene. Ma ok. Siamo io, su. E io mi ritrovo a entrare in campo, ma inaspettatamente. Non preparato psicologicamente. Assolutamente, io ero già andato via mentalmente, no? Quindi mezz'ora accetto, dalla fine, 2-0 per la Juventus. Entri in campo, la Juve fa un terzo gol. E la Juventus, sì, fa un fate un terzo gol, 3-0. A quel punto... Che succede? Racconta tutto te adesso. A quel punto, l'Avellino non ha mai superato la metà campo, loro, per tutto il primo tempo, l'inizio del secondo, esce Zoff, all'improvviso mi arrivano palloni da tutte le parti. Allora c'era Sergio Brio, Gentile, insomma, voglio poi, dire. Ragazzi, ero un po' arrabbiato, datemi una mano, perché uno faceva la sinistra, uno la destra, ma era finito il campionato, cioè non è una partita... inutile, non serviva, non fine campionato, non serviva a nessuno, anche se perdeva l'Avellino era salvo lo stesso, quindi proprio non c'era mordente. E quindi tutti si sono un po' rilassati tranne me, perché mi arrivavano e quindi se voi pensate che non hanno fatto un tiro in porta in tutto il primo tempo, il secondo tempo ne hanno fatti una decina, perché qualcuno l'ha anche parato, ma per esempio la punizione l'hanno toccata e l'ho presa con una gamba, è passata in mezzo alla barriera, l'ho ripresa, tutte cose. No, tra l'altro i gol, forse il secondo perché non ho respinto lungo, però voglio dire, alla fine non è che ci potessi far niente. Ecco, succede che la partita, però questo è un'ombra, è un timbro che grazie a Dio io nella vita ho rivoltato e l'ho fatto diventare
un timbro positivo, esatto, ma per moltissimi potrebbe essere veramente la morte di una carriera, la fine di qualcosa di brutto. Sì, perché la partita da 3-0 con l'entrata di Giancarlo, come si conclude? Conclude 3-3. Giancarlo in 20 minuti prende 3 gol. In realtà io poi non le so riguardati, eccetera, è quello che dice. In realtà non ci sono colpe particolari, però ovviamente fa notizia. Porca miseria, è una notizia. Non gioca mai, gioca una volta, esatto, prende 3 gol. È una notizia che può stroncare veramente. Però l'anno dopo la Juventus vinceva 2-0, mi ricordo all'82esimo, ha perso 3-2, ha preso in 7 minuti 3 gol. Quindi, però dire, era normale perché era Zoff. Perché era Zoff. Però questo io, col Torino, sì, mi ricordo, io sono granata, quindi allora voglio dire, alla fine del Salmo, quello che veramente a me dava dolore era una cosa che forse non ho mai detto, ho detto solo una volta probabilmente a qualcuno, che io avevo un papà che ora non ho più, straordinario, e lui viveva con questa radiolina Grundig che io gli avevo regalato da quando giocavo nelle giovanili nel 67 nella Juventus, sul suo comodino, perché aveva una tromboflebite, una gamba, non poteva muoversi tanto, e lui era lì che sentiva e lui mi amava, e quindi per me, io non è che ho pensato a me o pensavo a lui, che era a casa a sentire questa cosa qui, e perché io sono stato il suo orgoglio. Lui è dipendente di una famiglia modestissima, lui era indipendente del Ministero della Difesa, un usciere, voglio dire, alla fine io sono stato la sua rivincita nella vita. Certo. E questo fatto qui, insomma, il pensiero andava aveva a lui. A lui, in quel momento solo lui. Però questo fatto diventa la fortuna, che poi uno se la crea anche, perché come vedete Giancarlo è una persona che poi ha fatto tante altre cose nella vita. È Dio che ti ripaga. Esatto. Diventa un episodio che lo fa assurgere a mito assoluto. Se siamo qui noi, ma noi siamo l'ultima ruota del carro, perché lui è stato ospite a raccontare questo episodio da Maurizio Costanzo un paio di volte, da Raffaella Carrà, con Caramba che sorpresa, ma soprattutto una cosa che mi ha colpito, sfide, la trasmissione di Rai 3 che parla solo di miti, ha parlato di Ayrton Senna, di Fausto Coppi, nel calcio di Maradona, Baggio, Gigi Riva, ha parlato di Giancarlo Alessandrelli. Quindi quel momento lì è stato forse una cosa troppo importante. Consacrazione assoluta. Esatto. Sì, no, ma è bello questo. Mi diceva il redattore che tutti i componenti delle redazioni dicono: ma perché questo Alessandrelli che ha preso quei gol? Cioè, io veramente devo aver fatto pena a tutti. No, ma e allora tutti si ricordavano di me e tutti mi volevano bene. Io ho trovato veramente un affetto. Ci raccontavi incredibile. Ecco, anche il fatto di immedesimarsi nella difficoltà per aspettare poi il riscatto. Perché noi ora non ne stiamo parlando, ma Giancarlo è un uomo, un manager di successo, hai fondato tra le altre cose il Billionaire, ha avuto come socio successivamente Briatore, perché l'hai fondato tu, sì, vero? Sì, certo. E tanti altri locali di successo, ad Arezzo il Grace, se non ricordo male. Sì, sì. E quindi voglio dire, c'è questa contrapposizione, un'altra carriera che secondo me a noi esseri umani normali, vedere il momento di crisi e poi rivedere te di successo ci dà una speranza a tutti. No, nel senso che nel senso che c'è, non vuol è dire detto che la vita non finisce mai. Esatto, c'è esatto, sempre un'altra occasione, c'è sempre un'altra qualcosa, anche nel momento più brutto come ho passato io, capisci che ci può essere un futuro, un qualsiasi cosa, un portone, come si dice, no? Che si apre. Esatto. Ci raccontavi fuori onda che ti invitano ancora i Juventus Club. No, ma cose da matti. Dopo 40 anni vado Juventus Club. Guarda, sono stato al come si chiama questo di Cortona Valdichiana, mi sembra. Forse Valdichiana, sì. Juventus Club, sono 400. Ma vedi che feste che mi fanno. Sono stato a Juventus Club Pistoia con al trentennale dell'Aisel, mi hanno chiamato. Sono andato lì, ti dico, ma delle cose che tu non fai parte ormai del patrimonio, culturale juventino. Mi hanno invitato a Roma, ecco, questa qui per esempio è una cosa simpatica che nessuno sa, mi invitano a questo Juventus Club di Roma che fanno una festa l'8 dicembre tutti gli anni in un grande albergo, grande hotel, in un posto molto importante, e io vado con Sergio Brio, no? Andiamo giù con Sergio Brio. E mi trovo in una situazione incredibile, cioè in questa festa ci sono tre Juventus Club insieme che si riuniscono, molto privati, che tu uno dice, ma che roba è? Ora forse non ve l'ho mai detto, non la so, non la sa nessuno. Allora andiamo in questo coso, mi trovo Giletti per esempio,
col presidente Rai. Perché? Perché c'è lo Juventus Club Rai, ah, che io non lo sapevo, e allora mi trovo tutti questi. Poi mi giro e vedo, oh porca miseria, tutti i ministri, che roba è? C'è Juventus Club Montecitorio. Lo sapevate voi? No, 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 no. Ma il più bello è il terzo. Il terzo è meraviglioso. Mi vedo uscire questi due cardinali con la cosa. No. Ho detto, che roba no. È? C'è Juventus Club Vaticano. Bellissimo. Allora, questi tre insieme fanno questa festa e volevano che raccontassi questa storia. Ma non solo questa storia, la mia storia, da quando sono partito e sono andato alla Juventus a 15 anni e a tutto il resto. Quindi in mezzo a questi personaggi straordinari, famosi, importanti di tutti i settori, c'ero io che dovevo raccontare la storia di questo povero ragazzo piccino che parte da Roma con la valigia di cartone, che arriva a Torino e poi sviluppa la sua vita come... E questo episodio, dicevamo, è entrato appunto nella leggenda, poi dopo diventi realmente proprio un uomo di successo, un manager di successo, fai tante cose importanti, hai affari in giro per il mondo, ci raccontavi insomma che hai girato anche una buona parte del mondo, sì. Di questo ne parleremo un'altra volta perché mi sa che ci rivediamo, sì, però ti chiedo, e come mai hai scelto Arezzo come punto? Ah, mia moglie, è straordinaria, ma almeno gli aretini, ho detto qualcosa. Non tanto, ma qualcosa di speciale ce l'hanno. Quindi io ho conosciuto mia moglie quando giocavo a Arezzo, certo, nel 73-74, vista e presa, come si dice, perché nel 75, dopo un anno, l'ho sposata, col permesso dei genitori perché era minorenne, e l'ho portata via con me. Ed è stata, ecco, quella sì che è la fortuna della vita per un uomo. Se tu trovi la donna giusta, la donna giusta è l'equilibratore naturale della vita, è quello che ti dà chance, che ti aiuta. Beh, mia moglie è stata la stessa fortuna che andare alla Juve e conoscere una donna di questo tipo, e quindi per me, ripeto, ho avuto troppa fortuna in questa città con questa donna e qui sono rimasto perché qui fondamentalmente sto bene, c'è persone come voi, simpatiche, umili, cioè no, il mondo è fatto anche di molta presunzione, io che l'ho cavalcato e l'ho vissuto per tantissimo tempo, per 30 anni ho fatto il secondo lavoro che tu dicevi, e quindi sono stato a contatto con tutte le persone più famose del mondo, però è un mondo a grandi linee nell'apparire, non nell'essere, quindi ti trovi con delle persone che non hai neanche piacere, anche se sono famosissime, importanti, non hai neanche piacere dopo due minuti, vabbè, chiarissimo, arrivederci, grazie, sei stato bravo, complimenti e via. E guarda che ho conosciuto veramente le persone più incredibili del mondo, frequentate persone straordinarie, da Bill Gates, vabbè, Gianni Agnelli, ve l'ho detto. Scusa, hai capito Marcello, dove siamo? Aspetto di rivedere la puntata. No, ma io vi potrei dire mille nomi di personaggi famosi, ma in tutti i settori, da Tronchetti Provera a Denzel Washington, cioè attori, calciatori, di tutto e di più, di tutto. Bisogna il mondo. Saperci anche un po' stare. Bisogna saperci stare, si impara a starci, però delle volte fai fatica a starci perché non sei di quel livello così superficiale. Con alcuni, non con sì, tutti, sì, certo, perché certo, poi ci sono i cloni concreti, quelli veri, e ci sono quelli così, però insomma fai fatica. Per noi che siamo abituati più all'essenziale, al costoliccio, Beh, io finirei sul costoliccio, da Bill Gates al costoliccio, credo che nessuno, io credo sia inequivocabile, no, saperci stare, ah, ma certo, assolutamente, cioè riuscire a stare a quel livello o a qualsiasi livello. Beh, è un certo, fatto poi comunque naturale, cioè uno, assolutamente, perché sì, uno magari ha un equilibrio che gli permette di stare chiaro. No? in tutti i settori, in tutti i livelli e in tutti i settori. Allora noi ringraziamo Giancarlo veramente, sì, cioè, ma ci rivedremo perché tanto di cose da raccontare. Sì, ha stimolato solo la curiosità. Esatto, cioè, siamo solo all'inizio. Ma è già finito? Per oggi sì. Fino a stasera alle 8. Noi andiamo a mangiare un costoliccio con Giancarlo, perché più che Bill Gates ci interessa il costoliccio. No, scherzo. Grazie davvero per essere stato con noi. No, ma... Ci rivediamo presto sicuramente. No, ma è troppo poco. Grazie. Ciao, vabbè.